trovati con le video storie dei Bataquercia. Oggi vi racconteremo quindi la storia della volante, ovvero il distaccamento motorizzato della brigata garibaldina della Crespi con sede del comando a Zavatarello. La volante come raggio d'azione aveva la via Emilia, ovvero la statale che collega Voghera, Casteggio, Broni e Stradella. Con vari stratagemmi quindi fermavano camion di tedeschi carichi di armi e di cibo per poi ridistribuire il bottino alla popolazione civile e poi con le armi sequestrate continuare quindi la guerra di liberazione. Siamo oggi anche noi motorizzati, ci troviamo quindi in macchina, non è questa una Fiat 1100, ma siamo qui con un grande ospite, ovvero con Carlo, colui che ci ha suggerito anche il nome Bataquercia. Perché Carlo? Perché Carlo è comunque il figlio e il nipote di Lino e Ginetto, i fratelli schiavi che presero parte appunto alle azioni della volante. E quindi siamo oggi qua per conoscere anche qualche episodio, qualche aneddoto direttamente dalla voce di Carlo. Ciao Carlo. Ciao. Allora, cosa ci racconti oggi? Ti racconto, era gente normale, questi due ragazzi fratelli schiavi, due ragazzi fratelli russi, quattro che, come sempre detto, non erano degli eroi. Se gar courage, asvansa via Emilia, si va solo via Emilia perché è la principale strada di collegamento tra il Piacentino e il Piemonte e il Trentino. Viaggiano i camion carichi di cibo per l'esercito tedesco, la Brigata Nera, oppure c'è la fortuna magari di catturare magari qualche tedesco se siamo capaci. Allora si scende sulle vie Emilia, magari il trucco è come succedeva lì a Montebello, vicino alla chiesa c'era il cantoniere, c'era uno si vestiva da cantoniere e segnalava con il badile l'arrivo di un qualsiasi carro possibile preda. Oppure si arrivava sulle vie Emilia, come succedeva ad esempio a Broni, prima di Broni nel supermercato, si rilasciava la macchina su in alto, si scendeva, si tirava la busca perché andare al di là della strada significa rischiare la vita più degli altri, quindi è la democrazia. E ad esempio quella volta lì, l'episodio con delle perdite per noi, si tira la busca, arriva il camioncino e il camioncino non è carico di mattoni, ovviamente è carico di Brigata Nera, è sparatoria. E naturalmente dietro da Broni esce la Sicarite con la mitraglia fissa, con l'autoblinda. E il racconto del pupà, i paletti che saltavano dietro di noi, la mitraglia che faceva saltare i paletti e loro in fuga a salvarsi la pelle. Quindi anche la paura, perché no? Perché erano dei ragazzi normali, non erano degli eroi. Però hanno scelto non solo di fare il partigiano, ma anche di scendere sulla Emilia, di rischiare la vita per catturare magari qualche tedesco, qualche brigatista nero di un certo tipo che poteva servire per scambiare ebrei o partigiani detenuti al caso, lì a Voghera o a Pavia, oppure cibo alla popolazione e ai partigiani, perché di cibo era poco, e perché il cordone sanitario attorno a Zavatarello fatto dalla Brigata Nera era solido. Perfetto, quindi oggi abbiamo sentito direttamente dalla voce di Carlo la storia della volante e noi ci rivediamo prestissimo con una nuova video storia dei Bataquercia. Ciao! Ciao Carlo! Ciao!